Mandragora Editrice è una cooperativa di giornalisti torinese, tutta torinese, che gestisce una radio, Radio Jeans, e una rivista che viene diffusa in tutte le scuole superiori. Mandragora Editrice è nata 16 anni fa con un progetto educativo di giornalismo peer-to-peer con le scuole superiori appunto di Torino e provincia. Poi si è estesa a livello nazionale, attualmente siamo distribuiti in tutte le scuole superiori d'Italia. La particolarità è che è scritta completamente dai ragazzi con il coordinamento dei nostri giornalisti tutor. È un metodo di comunicazione peer-to-peer che avvicina i ragazzi alla lettura dei giornali consapevoli, ma anche proprio al mondo dell'informazione e a tutto quello che ruota intorno al mondo dell'informazione, come si costruisce un giornale, quali sono le fonti delle notizie più attendibili. Insieme al giornale, alcuni anni fa è nata la radio, Radio Jeans, con circa 100 postazioni radiofoniche, sempre nelle scuole superiori, in cui i ragazzi con il metodo peer-to-peer realizzano trasmissioni radiofoniche realmente partecipate. È un progetto, per così dire, di media education, cioè di educazione ai media. Facciamo capire ai ragazzi come funzionano i media facendoglieli fare. Essendo in tempi di 2.0, naturalmente la rivista ha una versione multimediale in cui i contenuti sono audio, video, quindi si possono caricare anche fotogallery, cioè i ragazzi partecipano alla redazione attraverso una grande piattaforma di contenuto, cioè in cui loro possono mandare i contenuti che vengono poi esaminati dai giornalisti tutor, eventualmente editati, e ai ragazzi si risponde in tempo reale se gli articoli, le interviste vanno bene, insomma, oppure no. Questo è il metodo. Radio Jeans è nata in Piemonte, poi però si è sviluppata particolarmente in Liguria. Adesso ci racconti allora un po' la storia brevemente di questa radio, soprattutto dove trasmettete, quando trasmettete e come vi si può trovare. Allora sì, noi lavoriamo sulla Liguria girando per le scuole superiori, quindi io giro appunto nelle redazioni scolastiche che hanno ricevuto la strumentazione radiofonica, il mixer, i microfoni, tutto quello che occorre per fare una vera e propria radio d'istituto. Le produzioni realizzate dalle scuole però vengono riunite in un unico palinsesto, che è il palinsesto di Radio Jeans, che quindi è davvero un palinsesto partecipato. Alla fine che cosa si ottiene? Si ottiene una radio realizzata non da una scuola, non da due, tre, ma da quasi 100 appunto scuole che si compongono e si aiutano l'una con l'altra, nel senso che abbiamo poi per il lavoro redazionale, essendo diffuso sul territorio, abbiamo anche poi degli strumenti, diciamo un social network redazionale interno nel quale interveniamo poi noi giornaliste tutor appunto per coordinare tutto questo lavoro che viene svolto poi dai ragazzi e che diventa una forma di formazione al giornalismo, ecco, e alla radio. Parlando di giornalismo, voi siete anche i promotori, i sostenitori di un'importante campagna che è questa, meno giornali, meno liberi. Sì, ci siamo fatti portavoce di una campagna importantissima per dare voce a tutte le piccole realtà editoriali che rischiano seriamente di chiudere, perché noi siamo ammessi a editoria come altre 90 cooperative no profit e i fondi per l'editoria, ormai si fa un gran parlare, è diventata anche ormai idea politica quella di cancellare il finanziamento all'editoria proprio perché appunto i giornali dovrebbero sostenersi da soli. Ecco, questo non è così, perché significherebbe consegnare nelle mani dei grandi editori dell'oligopolio e dei grandi giornali appunto l'informazione. Questo non c'è niente di più pericoloso, noi è proprio quello che combattiamo, perché anzi la nostra mission da quando è nato Zainet è proprio quella di rendere consapevoli i nostri ragazzi. Non dobbiamo formare dei giornalisti, semplicemente vogliamo renderli più critici del mondo che vivono, e proprio per questo appunto vogliamo e sosteniamo a gran voce il sostegno all'editoria. Quindi sicuramente nella campagna noi chiediamo anche di poter discutere insieme ad un tavolo una legge che abbia sicuramente dei puntelli ben precisi, perché non ci siano ovviamente situazioni oscure o margini di sacche di ambiguità per cui si possa approfittare della situazione, però questo non significa cancellare e determinare la chiusura non solo di posti di lavoro, ovviamente per chi ci lavora, ma soprattutto la pluralità dell'informazione.